ci sono io in sala stampa, perché è giusto che il responsabile sono io, è giusto che ci metto la faccia io, è giusto che venga io. E abbiamo giocato oggi contro un'ottima squadra, che lo sapevamo che Renato è un'ottima squadra. Chiaramente ci sono due episodi determinanti, l'espulsione di Pierozzi e il gol annullato a Molinari, che sicuramente potevano indirizzare la gara, non dico in un'altra maniera, non dico che potevano vincerla, perché sarebbe riduttivo anche dare la colpa all'arbitro. Per me non ha arbitrato bene, però al di là di questo, sia come atteggiamenti sia come ha tenuto la gara, però non, sicuramente non abbiamo perso, non diamo la colpa all'arbitro perché abbiamo perso 4-1, se no saremo ridicoli. Ha contribuito ma non è stato sicuramente determinante questa cosa qui. Noi stiamo vivendo un momento che non è che parte da adesso, e parte da questa partita, parte anche da partite dove tipo domenica scorsa o quella con la Gian Erminio, che abbiamo una persa e l'altra pareggiata, dove avevamo i risultati in pugno, e ho anche qualche partita dietro. Questa è la squadra, tolto quattro, è la squadra dell'anno scorso, ma non siamo quelli dell'anno scorso. Allora dobbiamo tutti, Bertoni l'altra settimana ha detto dobbiamo dare tutti un qualcosa in più, e secondo me è proprio arrivata l'ora, ed è, non ci si può più aspettare tempo, dar tutti un qualcosa più, partire da tutti. Questa è la cosa, perché chiaramente se non si fa questo, se si pensa di essere bravi o si pensa ad altre cose della nostra classifica che non è questo, si pensa ad altre cose, non andiamo da nessuna parte. Qua dobbiamo essere quelli che centimetro per centimetro si sono sempre guadagnati dei grandi risultati, e dobbiamo ritornare ad essere questi. Se non lo capiamo sarà difficile andare avanti in questo modo, bisognerà poi fare altre cose più avanti. C'è tempo di cambiare, di rendersi conto che bisogna cambiare. Questo è il discorso, cambiare, intendo cambiare, dare tutti quel qualcosa in più. Giustamente lei dice ci metto la faccia io, cambiare tutti, quindi lei no, no, ma ci metto anch'io, ma la colpa è quando io non sono qua, sono venuto perché la colpa chiaramente sono io responsabile, la colpa è mia prima di tutti. Poi ci sono tutti, perché parole... cioè, inutile che andiamo a vendere fumo o altre cose, io non le ho mai vendute, penso in questi anni alla Pro Patria, ho sempre detto la verità a tutti, e in tutte le situazioni ci siamo sempre guardati negli occhi, e questo penso che sia la cosa che è il nostro modo di fare, di essere, ha portato dei risultati e penso che continuerà a farlo, però adesso siamo in un momento che bisogna fare quel, non guardare tanto le perché gli episodi di Gian, della partita con le Giana, un rigore così ingenuo, un'azione così brutta dove abbiamo preso il rigore, quel gol domenica con Fiorenzuola, sono dei campanelli d'allarme. Allora bisogna giusto dire dobbiamo dare tutti qualcosa di più, ma poi dopo dobbiamo farlo. Certo, dalle parole passare ai fatti. Ai fatti. Cioè, con questo non vogliamo sicuramente creare chissà che cosa o qualcosa. I ragazzi si stanno impegnando, non è che non si stanno impegnando, ma a volte questo non basta. E sono, ritorno a dire, al di là di due o tre giocatori, sono arrivati altri, ma noi ricordiamo che siamo arrivati quinti, adesso non so che classifica abbiamo, si vede che bisogna fare qualcosa in più, bisogna ritornare a fare delle cose per fare qualcosa in più. Io penso che in questo momento siamo tutti in discussione, perché se no sono in discussione io, sono in discussione il mister, sono in discussione i giocatori, perché se non si parte nessuno a mettersi in discussione, vuol dire che se dico che bisogna fare qualcosa in più, vuol dire che bisogna fare tutti qualcosa in più. Poi adesso sapete anche voi, ci sono delle situazioni che vedremo adesso. Noi sicuramente in questo momento qua pensiamo al sereno, cioè speriamo tenendo questa rabbia, ma la rabbia giusta, non la rabbia che ti fa disordinata, come ho visto magari un po' anche oggi a un certo punto della partita.